Allora, vediamo, siamo sempre al tema della legittima difesa, vediamo un altro contributo che ci tiene sempre nel merito specifico, ma poi vediamo quali sono le proposte di legge che dovrebbero essere in discussione tra non poco, dice domani, dovrebbero essere in È discussione domani. calendarizzato per domani. Esatto, vediamo un attimo il contributo. Allora hanno spaccato, tirato su questa persiana, sfondato questa ed entrati di qua. Lorenza Tulli, 66 anni, pensionata di Castelfranco Veneto nel Trevigiano, ha subito almeno 30 furti in questi ultimi anni, ma ne ha denunciati meno di 10. Non crede più infatti a chi dovrebbe difenderla. Per questo, quando a febbraio ha ricevuto l'ennesima visita di malintenzionati, si è messa in testa di prendere la licenza d'armi e di andare al poligono di tiro. Spero che mi diano la pistola, il porto d'armi. E poi, se sarà il caso, la uso. Perché no? Se è per difendere mia figlia e le mie nipoti, credo che sparo anche alle spalle. Sono impuniti, se li prendi non puoi toccarli, nessuno gli fa niente. Nonostante tutto, Lorenza, che vive con il marito, non ha voluto installare alcun sistema di allarme né le inferriate. Mi hanno consigliato di mettermi anche le inferriate. Allora, avete capito dove viviamo? Il carcerato è la persona per bene e il delinquente è fuori. Quando ancora la figlia viveva con loro, avevano pensato ad un altro sistema di difesa personale. Preso proprio la mazza da baseball e se l'è messa lì. E dice, se entrano una bella mazzata e mi difendo. Morale, ha rubato la mazza. E con la mazza hanno sfondato i vetri. Ho detto, sai che se spari vai a finire in galera tu, perché anche solo se ti difendi. Allora ho detto, senta, io sparo, poi pulisco bene l'arma, la do in mano a mio marito che ha 80 anni e voglio vedere se mettono in galera mio marito a 80 anni. E se lo mettono in galera, se lo curano anche. E che caspita! Liberata del marito. Vabbè, no, fa Forte sorridere signora. comunque, è una cosa. Prego, Simpatica. avvocato Fratellone. Sì. No, è una cosa paradossale, però purtroppo sono fatti veri, non è che sono fatti che ci inventiamo, sono Allora, situazioni vere. troppo. Innanzitutto, solo per brevità, c'è una proposta su cui sembrano convergere almeno due forze politiche, che mi pare ragionevole, che è quella di eliminare il risarcimento del danno se la persona ha agito in stato di legittima difesa, o meglio, ha reagito, cioè ha commesso reato. Quindi l'aspetto Sussistendo civile, legittima, diciamo la perché parte ricordo civilista, che in generale di cui si la accennava legittima prima. difesa, come l'esercizio del diritto e quant'altro, sono cause di non punibilità penale, Poi c'è appunto, l'aspetto come dice la civile, parola. Ma bravissimo. civilisticamente l'illecito resta. Ad esempio, era proprio Birolo che nel prendere due anni e 8 mesi in primo grado era stato condannato a pagare 325 mila euro di multa, se ricordo. Allora bisogna avere una norma che dica. Se c'è la legittima difesa, il risarcimento comunque non è dovuto a favore di questa persona. La proposta, cioè quella dell'Italia dei Valori, ricordo di averne parlato l'ultima volta, una proposta un po' più stringata e sintetica è a firma di Maurizio Lupi, colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento danni subiti in occasione della sua introduzione nei luoghi suindicati. È una riga solo che per legge è la cosa migliore perché è semplice e priva il ladro che mi aggredisce di vantare una pretesa creditoria nei miei confronti e nei confronti di quella degli eredi. Ma quindi Questa modificherebbe andrebbe l'articolo recuperata. andrebbe a modifica in qualche modo del principio dell'articolo 185 del codice penale in questo Andrebbe a caso? modificare quello, certo. Ovviamente. Poi sul codice penale, sempre sull'eccesso colposo, dice non sussiste il legittimo colposo, ma in legittima difesa per gli altri reati ci può essere. Quando la condotta è diretta a salvaguardare la propria o l'altrui incolumità, i propri o gli altrui beni nei vari casi indicati ai commi superiori. Per cui cosa Chiaro. succede? Sì, c'è la legittima difesa, ma siccome lo hai ferito, facciamo questo esempio, o lo hai ucciso per legittima difesa, ne rispondi non di omicidio volontario, ma di omicidio a titolo colposo, anche se tu volevi reagire, volevi sparargli e ucciderlo. Eliminando questa norma, ma non tutto l'inciso come si voleva qualche anno fa, da qualche forza politica, ma solo in applicazione della legittima difesa, si eviterebbe questo assurdo di dover rispondere per un Quindi è reato a una titolo di cosa. colpa. Il testo della maggioranza, Sì, relatore esatto, quello, Ernini, esatto. è quello che introduce semplicemente una cosa, dice non si applica la legittima difesa se c'è stato il grave turbamento psichico, tre paroline magiche. Allora, questo
Il grave andrebbe a restringere il campo d'azione del turbamento psichico. Io ricordo ai telespettatori che nel codice penale c'è una norma, l'articolo 90, sarà che fa rima con la paura, fa 90, no? Che dice sostanzialmente che gli stati emotivi e passionali ai fini penalistici non rilevano, il giudice non ne tiene conto. Però qui si sta dicendo, se però arriva ad essere un grave turbamento psichico, ti applico la legittima difesa. La domanda è, primo, che cos'è sto perturbamento psichico? La Corte Costituzionale è intervenuta nel 2014 con una sentenza sullo stalking, dove solo per leggere queste quattro righe ci vogliono quattro lauree e un master. Ecco, quindi evitiamo. Capito? Cioè, deve essere provato dal comportamento tenuto che c'è una sfera emotiva e psicologica che è stata attinta da questi eventi. Bisogna guardare la situazione pregressa della vittima, il comportamento durante il fatto e il comportamento successivo. Vabbè, e vedere che c'è stata un'apprezzabile destabilizzazione della sua serenità e dell'equilibrio comunque, psicologico disumibile dalle sue... Ma comunque cioè, si riapre tutto in piena notte, come diceva prima il rappresentante di 5 Stelle, in piena notte che io passo dalle braccia di Morfeo alle braccia del mio aggressore a casa, è impensabile che io sia in grado di fare queste valutazioni. Ma attenzione, non è tanto la data, è allora anche in pieno giorno. Qui questa una presunzione. È la proposta che è probabile che passi domani. Si riapre domani. La stessa discrezionalità che esiste adesso. Certo. Cioè, Simone Morire, perché so che deve lasciarci anche tra... La gamma di grave turbamento può essere diversa per la signora di 80 anni rispetto all'uomo di 40. Infatti si andrebbe a introdurre un fortissimo elemento di discrezionalità ulteriore che il giudice deve valutare, che aprirebbe le porte ad altre mille valutazioni. Tra l'altro la norma sarebbe strutturata in questo modo, indebolendo ancora di più. No, ma sentiamo nello specifico, magari non ci seguono i telespettatori. Io solo sentire Simone Borile, perché so che no, poi ci deve lasciare. Questa paura è causata dalla persona contro cui reagisco. Allora se io ho il ladro in casa che mi punta la pistola e io mi impressiono fortemente e ho il turbamento psichico, entra vicino il suo compare, il complice, con il malloppo in mano, e io prendo e sparo a lui, allora non vale più questa escriminante, perché deve essere contro, quando l'errore è conseguenza del grave turbamento causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione. Scusa, ma se mi assalta la banda... Prima di sentire Borile, poi dopo passa la parola anche a lei. È allucinante questa situazione. Io non entro ovviamente nel turbamento psichico ed altro, perché poi ovviamente uno nel momento in cui deve difendersi è chiaro che dichiarerà che in quel momento lui era turbato e non era equilibrato. Quindi è anche... Ma questo elemento discrezionale psicologico lo abbiamo visto anche nelle norme relative allo stalking, no? Sì, infatti il riferimento è molto simile, quindi si comincia ad inserire anche perdurante, questo aspetto, effettivamente. E perdurante, insomma, grave stato di ansia, di turbamento, qui si parla di un concetto simile. Che in ogni caso simile. Certificato, sì. Un esperto. Allora, cosa può fare un sindaco, diciamo, in tutto questo, visto che io mi candido al sindaco 5 Stelle? Beh, è chiaro che di fronte... Che ha maggiori poteri, dovrebbe avere maggiori poteri. Ma non ho soldi, però. Io l'ho detto prima inizio nel mio intervento. Questo è un chiaro fallimento. È un fallimento, ovviamente, dello Stato centrale, che consente questa circolazione, ovviamente, anche incontrollata di soggetti che hanno nei comportamenti violenti un elemento culturale. Sono professionisti nel delinquere, non siamo noi culturalmente preparati a reagire a determinate esperienze, perché la nostra storia, il nostro passato non ci ha messo di fronte a queste condizioni. È chiaro quindi che di fronte a violazioni di domicilio, segregazioni, violenze in casa, processi e più tutta una serie anche di retribuzione che deve essere riconosciuta anche a chi mi ha in un qualche modo cagionato violenza, è paradossale. È paradossale, siamo in un film da questo punto di vista. Quindi, cosa può fare un sindaco in tutto questo? È chiaro che il concetto della sicurezza, e a me dispiace, e glielo dico sinceramente, che quando si parli di sicurezza dobbiamo parlare di immigrazione non controllata, perché non è vero che tutti gli stranieri sono delinquenti, c'è gente che si è comunque anche integrata o comunque cerca di integrarsi. Io ho molti studenti con genitori che sono degli studenti rumeni ed altri, sono persone brillanti che si sono comunque integrate. Purtroppo abbiamo questa forma di violenza, di intrusione in quelli che sono i nostri beni, che il sindaco cosa può fare? Allora, personalmente il nostro progetto, ovviamente per Padova, era quella, l'ho già detto molte volte, una riqualificazione dei quartieri, in cui, attenzione, la riqualificazione, quindi sposto un po' la tematica nell'ambito sicurezza, non è accendere un lampione, lo sappiamo tutti,
lo sappiamo tutti. Intervenire a livello di sicurezza è intervenire a livello strutturale, assolutamente. Quindi evitare la formazione di luoghi di degrado, chiaramente, attraverso tutta un'azione che entra a toccare il circuito produttivo, rivitalizzazione, il circuito anche culturale. Perché non provare, per esempio, io sto parlando per esempio all'Arcella, di fare tutto un progetto di attività di tessuto produttivo, ma anche culturale. Tutte forme di mediazione sociale e culturale che può esserci, per esempio. Io non ho sentito parlare di mediatori sociali e culturali, per esempio. Questo ruolo preziosissimo oggigiorno viene svolto, per esempio, dalle parrocchie. Faccio, sono gli unici che creano degli ambienti. Guardi, non credo che chi spaccia droga in piazzale Stazione o in via Tiziana Aspetti interessi molto il mediatore culturale. Ho già detto che fa parte dello lei Stato, mi sembra che non abbia una percezione della realtà, almeno per quel che riguarda Padova. Io sto parlando lei può di farsi una tutta la campagna elettorale, però parli, parli con i dati di fatto alla mano. Riqualificazione parli per, dei quartieri, non presa di coscienza. Lei non ascolta quello che ho lei detto. Lei sta facendo demagogia ho in questo detto momento, prima, mi dispiace. Ho detto prima che se entrano determinati soggetti è perché è un fallimento dello Stato. L'ho detto 4 volte, se vuole glielo dico per sì, la ma tempo. Comunque le dice agire sul tessuto sociale in qualche modo culturale, assolutamente secondo adesso, lei adesso ribadiamo cioè, questo è un punto di vista è un concetto assurdo suo non, punto è di vista. Non è assolutamente applicabile se poi no. Sta facendo campagna elettorale. No, ma ognuno dice il suo pensiero, insomma, cioè, ovviamente no, per l'amor di Dio, però è giusto anche dare, lanciare messaggi comunque concreti. Intervenire a livello strutturale. Ma come è possibile? Intervenire a livello strutturale. Ma lei sta prendiamo vuole il quartiere della città. Ma lei vuole reprimere la criminalità in degrado come mediatore città culturale? No, non sto parlando di inserire, deve esserci un progetto ma a 360 gradi. Aspetti. Non è mettere il vigile un'ora nel quartiere che passa una volta alla settimana. Non si risolve in questo modo. Mediatore culturale. Noi viviamo in un contesto multiculturale e multietnico che è differente esatto e bisogna conoscere sì, la ma differenza. Allora ci sono allora extracomunitari per bene che certo pagano le tasse e l'ho detto, e l'ho sono detto, venuti qua per integrarsi e quelle persone e hanno bisogno di mediatore culturale. Però qui andiamo fuori dal tema, però qui esuliamo qua adesso esuliamo dal tema. No, io credo invece che Causo sta dicendo delle cose molto sensate e ragionevoli, cioè dice il mediatore culturale non risolve il problema della sicurezza. La sicurezza si risolve ed è esattamente l'amministrazione Bitonci ha agito in questo modo creando nuove stazioni di polizia nei quartieri, quelli sono presidi di legalità nei quartieri, non i mediatori culturali. Si risolve creando e individuando tutta una serie di ordinanze che incidono nei luoghi che creano degrado, così come peraltro adesso ha appena autorizzato il decreto Minniti. No, l'amministrazione Bitonci, il sindaco Bitonci l'aveva già fatto, era intervenuto negli orari di apertura e di chiusura di locali come kebab piuttosto che quindi dice è un provvedimento quello Minniti che può venire in questo versante è un provvedimento questo che in realtà legittima delle ordinanze che erano già state fatte ripeto a Padova non più tardi dell'anno scorso nel 2014 Padova il aveva Bitonci fatto da precursore cioè, su norme che poi sono diventate nazionali. Sono diventate nazionali. Allora, sono punti di vista diversi, giustamente l'hai esposto il suo. Io ho elencato una serie, io ne ho elencati 8 di interventi, mi è stato preso uno. C'è tutto un discorso strutturale certo, che va fatto. Certo, se no non abbiamo capito, quindi di rieducazione. Assolutamente. Allora, dopo sentiamo anche che cosa propone dal punto di vista come appunto intervento del sindaco nei poteri che può avere anche con questo decreto Minniti, anche lei avvocato. Devo andare subito in pubblicità pochi secondi, per cui vi ringrazio. Ringraziamo il Simone Bolile che deve lasciarci grazie, assolutamente. Grazie. Grazie, è stato qui con noi, voi restate con noi perché noi dopo la pubblicità continuiamo, tra poco.